Bentrovati telespettatori del Sasso nello Stagno, oggi da Albino per parlare di sprechi alimentari. Da uno studio è emerso che ogni famiglia italiana getta un chilo di cibo alla settimana nella spazzatura. È davvero così vera questa cosa oppure gli italiani stanno attenti a quello che finisce nel loro cestino dei rifiuti? Sentiamo cosa ne dicono qui a Albino. E le capita di buttare via ogni tanto qualcosa? Ogni tanto sì, dipende di... Cos'è che finisce più spesso nella pattumiera? Ma bisogna vedere, perché adesso non lo so cos'è, delle volte è della carne, bisognerebbe cacciarla via perché non è buona. Delle volte bisogna vedere anche delle altre cose, insomma. Tipo frutta, verdura, no, quelli... No, la frutta vado a finirla io, vado giù qui sul ponte, o se no vado lì a Lezzano, è sempre buona. Ma ne prende comunque quantità... lo stretto necessario? No, la misura, settimana per settimana. Ah, ok. E alle date di scadenza? Le controlla? Certo le controllo. Perché una volta sono tornato dietro, ma che cioè non la frutta, né. Sì. La frutta e le altre cose ho detto, ma come? Ma è ostia, ho fatto sbagliare quello là, è sbagliato, io non lo voglio, scusa. Mi è capitato in un posto, non dico dove però... Certo. E quando le capita a lei invece di accorgersi a casa che qualcosa è scaduto? Torno indietro, ma dico... No, che ormai ce l'ha lì magari da 2-3 mesi ed è scaduto. Ah no, bisogna guardarci subito. In quel caso lo butta via o dice vabbè dai, mangiamolo? No, lo butto via perché ho pigliato ancora la diarrea tronica io. Sì, per cose scadute. Se cose scadute... Allora bisogna buttare. Bisogna buttare. Lei butta via le cose da mangiare, no, le capita? Assolutamente no. Niente di niente? No. Non è che magari fa quel 100 grammi di pasta in più perché no, il riso no. E... No? No? Perché so che c'è qualcuno che è senza mangiare, allora... Come fa a essere così precisa nelle cose che... So, è un po' che... Poi peso e so... E neanche cosa... Non è mai nemmeno capitato di gettare una cosa perché è scaduta? No, cerco di controllare le scadenze, già da quando le compro e poi anche dopo. Meglio avere una dispensa... grossa per risparmiare che quando servono le cose... No, uno per io ne tengo, altrimenti poi si rischia di farli scadere. Cioè non è in pratica tutti i giorni lei al supermercato? No, una volta alla settimana. E compra solo in base alle ricette che farà? Pressa poco, sì. Poi qualcosa di scorta va sempre bene, però non guardo la scadenza, ripeto. Quindi vuol dire che nell'ultimo mese lei nella sua pattumiera non è gettato niente commestibile? No. Non ci credo. No. Uno se ne rende conto. Quando sento mi piange il cuore. Quando sento tutti quegli sprechi. Voi buttate via il cibo? No. Non è che buttate via ovviamente per... No, si butta via la mia età poi, ma scherziamo. Ma può capitare, magari prepara 100 grammi di pasta, gli mangia 70. Il giorno dopo le metto in frigo, rimetto la pellicola e il giorno dopo la riscaldo. Altrimenti lo uso, la taglio a pezzettini come ho fatto ieri sera e faccio la minestra. Perciò ricicla anche... Certo, è certo, e direi, sono arrivata a questa età, bisogna risparmiare. Però sarà capitato un cibo scaduto, una arancia o una banana che è diventata marcia? Se proprio, sì, no, lei che ha le galline, e capisce, viene utilizzata ancora, no? E quindi magari in cambio un ovetto ogni tanto arriva. Esatto. Scambiamo, c'è il ricambio. Avete qualcuno a casa per cui preparate il cibo? Certo. Vegetariano. Come vegetariano? È il figlio che viene in casa. Ah sì? Sì, vegetariano. E cosa prepara? Ma cose biologiche, non so, cereali, verdure, più che altro cereali, il farro, la soia, l'altra, adesso non mi ricordo più il nome perché mi scappa. E controllate sempre le date di scadenza, quindi... È la prima cosa che guardo, la data di scadenza. E come? Sa che poi i supermercati fanno quelle belle offerte, anche negozi. Esatto. E quindi dai, visto che c'è l'offerta, compriamone 10 pacchetti. No, assolutamente. Io prendo poco quello che occorre, altrimenti sì. Si sa che si pensa che potrebbe andare a male, certo. Per cui quello che occorre basta. E nel casa vostra viene gettato ogni tanto qualcosina da mangiare? No, io sto attento sulla data di scadenza, capito? Quindi non le scappa niente, neanche uno yogurtino scaduto, una mozzarellina data no, male? No. Dopo magari mi fregano loro perché cambia la data, quello non sta mica... Come cambiano la data? Ascolti, alle mie nascite ieri neanche lui o no?
Dice che mozzarelle tolgono un pacchetto. Quello non lo so. Anche perché poi fanno male i latticini. Lo so che fanno male, ma dica a me. Lei si fida? Certo che mi fido. Quindi anche se è scaduto da qualche giorno... No. Non la prendo assolutamente. Ma si figuri. Perché ho fatto una volta... Una scatola di biscotti scaduta da un mesetto, si mangia lo stesso. È un altro discorso. Quello lo può mangiare, comodamente, ma latticini, salumi, carne, quella roba lì, roba piuttosto... No. Meglio buttare. Perché ho detto una volta al gerente lì, preferibilmente entro. Ma l'altra di scadenza era oggi, però mi ha detto magari qualche qualità del prodotto con la, però si può vendere ugualmente. Dopo io non lo so se è vero. Quindi non ha venduto una cosa scaduta? No, che mancava pochi giorni. Ma loro sono a posto quando lei mette su preferibilmente, ha capito? Dopo sta a lei. Se scade il 12 io non la compro, anche se c'è su preferibilmente, hai capito? Tanto i soldi sono sempre quelli, non è che ti facciano lo sconto. Cosa preparo oggi da mangiare? Cosa preparo da mangiare? Io. Oggi andiamo a pranzo fuori. Ah, vuoi? Si deve rivolgere a me, sono io il cuoco. Allora. Quando prepara la pasta? È lui che fa. Quando prepara la pasta? Sarà, capita che magari ne fa un pochino di più, una manciata di più di riso? No, c'è la grammatura, 80 grammi o 100 grammi, a secondo se lei vuole fare la dieta o no. Magari ne fa su un po', poi il formaggino antipasto. È come lei che c'ha lì i soldi, butta via i soldi dalla finestra. Ci quindi sta. Lei non butta via neanche un maccherone? No, per l'amor di Dio. Neanche con il riso? Ma no, non esageriamo. Non esageriamo. Perciò ogni tanto finisce qualcosa in pattumiera? Sì, ma poca roba però, ascolti, Perché non roba che le piange il cuore. No, perché se quella in mezzogiorno, se è possibile, la passo alla sera. Se magari oggi arrivo a casa, orco cane, non ho mica voglia, ha capito? La metto in frigo. Lei butta via un po' di cose commestibili? No, mangio tutto. Mangio tutto? Ah, sì. Come le mucche? Quasi, quasi. Mangio tutto. Quindi non è mai capitato di gettare nel bidone un pane raffermo? No. Niente. No, con il pane raffermo che non ne arrivo a mangiare, lo lascio da parte e faccio la torta. La torta col pane? Sì. Che torta fa col pane? Ci dia la ricetta. Metto il pane, sì. L'uova, sì. Latte, sì. L'uvetta secca. Sì. A mescolare tutto bene, metto una padella apposta, sì. 45 minuti nel forno e quando ritolgo, sì. Lascio raffreddare un po' e metto nella pasta metto un po' di zucchero, così è un po' più dolce. E quando è fatta e tutto, tolgo dal forno, lascio raffreddare e metto un po' di zucchero velato. Ah sì? Buona? E si chiama torta della nonna. Chi butta via il pane? Ecco, voi che siete buttati via il pane, ricordatevi di fare la torta della nonna. Consigliata. Da una francese. Da una francese. Ma lei quando cucina, so che ha anche dei figli, giusto? C'è una figlia, sì. Ecco, ma può capitare che butti via qualcosa dal piatto, che non mangi tutta la pasta? No, ma con questo... Sbaffa tutto? No, faccio riscaldare la sera e... Quindi non si getta via niente? No. Che brava! Devo. Ha capito? Anche la frutta non marcisce a casa sua, la frutta? No, neanche quello. E le butta via qualcosa da mangiare? No, io no. Come fa? Che tutti gli italiani hanno fatto. Cerco di fare la spesa in modo equilibrato. Hai visto l'inchiesta che hanno fatto tra gli italiani? Ogni famiglia ne getta via un chilo alla settimana. Vabbè, io sinceramente non ne conosco di mie amiche che buttano, però. Come fa a non buttare via niente? Qual è il segreto? Guardo in frigo, vedo quel ciò che mi manca e acquisto. Quindi? Difficilmente butto via qualcosa, magari la farina.
Ecco perché non la uso molto frequentemente, allora scade. È quella... Ma lei fa gli acquisti mirati in base a quello che dovrà cucinare la settimana? Sì, 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 sì. Quindi la dispensa non ce l'ha a casa? Non ha un... No, qualcosa tengo, però... Non è mai capitato che finisse qualcosa dietro? No, io ho detto la farina, qualcosa magari che scade così, che non uso frequentemente. E la sua reazione, carne, e la sua reazione davanti a una cosa gettata? Dispiace? Dice vabbè. Non mi è reale, no, non va bene. Non va bene. Non va bene. Assolutamente no. E i demicibi? Perché lo spreco, non va bene, sinceramente con tutto quel che c'è. E riesce a riciclare magari qualcosa di avanzato per altre ricette? No, quello no, perché io acquisto e faccio le porzioni per due persone, perché sono io e mio marito, per cui... Quindi precisissima il grammo. No, faccio, magari la quantità può essere superiore, però quando è superiore io la do a mia figlia, non è che la butto via. Non è che ingozza il marito? No. Dice, se l'ho fatta la mangi? No, assolutamente non no. Non è a quei livelli? Sì, no, in effetti quando ero più giovane magari sprecavo un po' di più, però poi ho capito che non ne vale la pena, insomma, buttar via. Benissimo. E poi ci sono anche tante persone, diciamo, che da sfamare è peccato buttare via la roba. Si può anche dare alla figlia, alla nuora, se avanza qualcosa, e non buttare in pattumiera. Io non ci credo che lei telefona alla nuora e dice, cara nuora, guarda che mi è avanzato un po' di pasta da mezzogiorno, vieni giù a mangiarla te. No, siamo lì vicini, magari qualche volta io preparo di più anche per loro. Sì. Hanno fatto un'inchiesta, ogni famiglia ne getta via un chilo a settimana. Non sono quella famiglia, non rientro in quella famiglia. E come fai a non buttare via... Perché quello che preparo consumo, quello che ho nel frigo consumo, non vado a prendere altra roba finché non è terminato tutto quello che ho in casa. Tu allora sei un computer. Non sono perché un io non ci credo che tu non ti ricordi esattamente tutte le scadenze di tutte le mozzarelle, degli yogurt, di tutto quello che hai nel frigo. Non è vero, perché io sono una che quando va a fare la spesa guarda prima cosa le scadenze. Quando le ripongo nel mobile, che come biscotti, una cosa e l'altra, guardo sempre le scadenze. E ogni 15 giorni controlli le scadenze? Non è il fatto di guardare ogni 15 giorni, perché se una scadenza è nel 2016, andando nel 2016, i biscotti si consumano. Se io metto le mozzarelle nel frigo, che mi scadono il 25/10/2015, io so che il 25/10/2015 queste mozzarelle vanno consumate. Ho capito, ma roba da mangiare ce n'è tanta nella dispensa. Ma siamo in tre. Dici che... No, non butto via niente. Ma e poi quando vai al supermercato e ci sono quelle belle offerte, uno dice, già che c'è l'offerta ne compro poi... Allora, un quintale. Se mi parli di 30 anni fa, sì, facevo scorte. Okay. Però oggi come oggi queste scorte in casa mia non esistono più. Mm-hmm. Prendo proprio, tengo il necessario. Mi prendo magari le mie 3, 4, 5 scatole di piselli, una cosa e l'altra. E finché non ho terminato quello non prendo nient'altro. Ah, e il pane? Pane non lo prendo perché mangio cracker. Ho fette biscottate che le ho sulla riba lì alzina. Cioè, tu non crederai, ma io sono così, non quindi è perché ciò... voglio essere perfetta. No, assolutamente. Ma ciò vuol dire che nella tua pattumiera non finisce un chicco di riso, una pennetta al pomodoro? No. No. Allora, io mi faccio mezzo chilo di pasta, sì. La mangiamo in tre. 150 e più grammi. Secondo te io posso buttare qualcosa nel... Ma sono tanti 150 grammi. Ma niente, ma la mangio. Ma finché non è finita non ci si oppure alza da... Oppure se avanza il giorno dopo la faccio riscaldare, perché il giorno dopo è più buona della sera prima. Ah, ecco. Le capita mai di buttare qualcosa nella pattumiera? Cibo che magari scade? Quelche volte non buttare quelche mangiare, capisci? Ah. Ma se poi tutte le volte, io qualche volta ho preparato le cose me e meno, che lo deuxième jour io fare le cose tanto, ma il sedete poco. Per non sprecare. Ah, giusto. Sì, giusto. Lei capita di buttare via qualcosa in cucina? No, amore, perché io... Quando devo fare, parto, faccio una cosa o l'altra, cerco di risparmiare perché col tempo che c'è adesso. Ma una amichetta che è un pane che non mangio? No, faccio sulle bruschette, faccio su i crostini, grattugio per... Quindi il pane in casa sua non viene gettato per niente? No. Cos'è che butta via? Butta via qualcosa?
frutta che è andata male. Vediamo l'uomo. No. Ma no. L'uomo? Io fino a... No, quello no, no, per carità. No. Cibi che finiscono oltre la data di scadenza? Cerco di guardare la scadenza e poi anche perché faccio su tante cose in casa. Ah. Come i casoncelli, le crepe, quelle cose lì. Poi siamo in quattro, perciò... E ne capita mai che i suoi figli non finiscono quello che c'è nel piatto? Impossibile. C'è tutto da mangiare, tutto... No, no, no. Cerchi di dare il quantitativo giusto, se avanza lo mangiamo il giorno dopo. Ah ecco, cioè, però no, non viene no. Quello che, non, che avanza nel piatto non è che viene buttato via. No, anche perché prima avevo le galline, ma ho tolto che le bucce di delle banane o delle mele o quelle cose lì, altrimenti... La sua dispensa, ha la dispensa a casa? O... C'ho la dispensa, ma non è che sia... Si gira, si va... Non è grande? No. Perciò non c'è il rischio di dimenticarsi magari una scatola di pasta? Ecco, magari ti dico le piadine perché ecco. Le comprerò io, le compra lei, però dopo abbiamo vicino un signore che ha gli animali, allora al limite se non è, se è ancora appetibile la mangiamo. Altrimenti gliela do a lui. Ma è capitato di mangiare che dice una cosa, beh è scaduta da 4-5 giorni, mangiamola lo stesso. Come c'è, non puoi fare quelle cose lì. Perché? Sono cose che anche se sono scadute da poco. No. Comincia a dire no, è scaduto. O non glielo fai vedere. Glielo cucino lo stesso. Né, o altrimenti ti dice, no, ha qualcosa... È amaro, così. Ah, sì? No. Spreca le cose da mangiare? No, per niente. Come no? Non capita mai di buttare nel bidone qualcosa? No. Io non ho mai buttato via niente, mangio tutto fino alla fine. Anche se è pieno? Ah, sì, anche se è pieno. Fino a qua io se lo mangio, non mangio così. Ti capita di buttare qualcosa nel bidone? Sì, ma evito proprio, ma se mi capita pochissime volte. Tipo, cosa che finisce più spesso nel bidone? E avanzi di cena, polenta dalla domenica. Ma sei impazzita, cucinata, c'erano mille sì, ricette. Ma dico che è proprio pochissima roba, che sto molto attenta. Non sei una di quelle che magari utilizza gli avanzi per reinventare ricette, per riciclare? Sì, anche. Non è vero. Sì, è vero. Fai una grosse scorte in cucina? Sì, mi piace avere le scorte. E comunque guardo sempre le scadenze. Eccola lì, questo che ti volevo chiedere. Come fai a ricordarti le scadenze di tutto quello che c'è nella tua dispensa? Sì, soprattutto metto nell'armadio vicino le cose che scadono per prima. Okay. Così le uso per prima, okay. Più o meno. E nel frigor? Sì, ma freschi prendo per una settimana massimo, sempre guardando le scadenze. Mai capitato di buttare via una confezione di mozzarella, uno yogurt, un formaggio? Sì, è capitato, ma poche volte. Cioè, piangi quando succede questo? Sì, mi dispiace veramente, sì. Guarda, ogni famiglia butta via un chilo di cibo a settimana. No. Può essere secondo te o un po' troppo? Sì, può essere. Può essere. Anche tu arrivi al chilo di... No, assolutamente, neanche mezzo chilo, penso. E il pane? Pane, se mi avanza, sì. Faccio pane grattugiato, uso per cotolette, le cose, quindi pane proprio non butto. Le cotolette con le patatine? Sì. Allora, quando le prepari mi inviti? Va bene. Spreco alimentare. È vero. Stiamo tentando di sensibilizzare le persone sullo spreco. Ma... è un discorso perso, bisogna insegnare prima alle mamme e poi ai ragazzi. Ho visto tanti ragazzi che buttano via, sono le mamme che devono insegnare ai ragazzi, non devono... Cosa vuoi oggi? E tu cosa mangi? No, niente, una cosa unica per tutti. Ma se si domanda così appunto ai figli... Vuol dire che è la mamma che è da istruire, dopodiché forse i figli imparano e faranno a loro volta... cosa buona ai loro futuri figli, ma fin tanto che i genitori non capiscono,
la cosa è buttata, non serve. Quindi sono le madri che devono imporsi e far mangiare a forza quello che... Alla mattina, vuoi la brioche? Una bella fetta di pane del giorno prima con un po' di marmellata o un bel bicchiere di latte e la famosa mela nel cestino. Sano. Sano poi... e al bambino non piace, diventa marcio e viene buttato via. No, momento, al bambino non piace, ma se tu incominci da piccolo... gli piace, anche a me piaceva, c'era solo quello, ma oltretutto si spende di meno, fa meno peggio, sì. Fa più bene perché non ci sono idrogenati, grassi, briochine, balle varie. Sì, una volta ogni che si va fuori, la domenica, il gelato, la pasterella, sì, ma la regola deve essere una per tutti e sana. E lei capita di gettare qualcosa? Non mi dica che lei non butto via niente. Un cibo scaduto. No, non le faccio scadere, scusa. E poi se io produco un formaggio, sì. E sono sicura che da qui a qui è fresco come il primo giorno, non è che il giorno dopo marcisce, come quando uno compie l'anno, il giorno dopo non è che diventa vecchio. È buono, è sempre buono, perché è buono anche scaduto. Ma sai che abbiamo incontrato delle persone che hanno detto, ho provato una cosa, era scaduta da pochi giorni, ho detto, ma sì, la provo a mangiare lo stesso. No, non è vero, sono tutte fantasie, guardi. No, assolutamente no. Non c'è nessun prodotto che oggi è buono e domani è da buttare. Certo, ma scusa, per piacere, anch'io faccio il sugo del ragù, ne faccio un bel po', poi riempio le varie cose, le metto nel freezer, il giorno prima lo tolgo, arrivo a casa a mezzogiorno, stringate il figlio, la pasta asciutta, il mio sughetto già pronto e chiuso. Quindi lei sa tutte le date di scadenza e tutti i cibi che ha a casa? Ma tutti, ma ne ho 43, ognuno compra quello che gli serve. Non ha una grossa dispensa in cui magari ha tantissimo. Ma no, ma non siamo in nessuna montagna sull'Everest, fuori della porta ci sono 40.000 supermercati. Quindi il consiglio è acquistate solo quello che consumate in tempi brevissimi. Certo, e non buttate via niente quello che avanza nel piatto. C'è il cane, c'è il gatto del vicino. Non si deve buttare via niente. Io non butto via. Faccio la colazione, taglio la fetta di pane, ci sono le briciole, alla fine prendo il mio tappetino, vado fuori, arrivano gli uccellini. Non si butta via niente. Chiediamo a lei se a casa sua si butta via il cibo. Penso proprio di no. Sai che lo pensano tutti, invece si sono accorti facendo uno studio preciso che è quasi un chilo a settimana. No, vabbè, ma noi buttiamo via poco perché siamo, a parte che siamo in due, io e mia madre, quindi automaticamente non è che abbiamo dei grandi consumi. Però lei che ti vuole bene ti fa sempre quei 40 grammi in più di pasta? No, no, sono io che sono sotto controllo, quindi non posso andare fuori più di tanto, insomma. Quindi non si butta via neanche un po' di pasta, il formaggio, il yogurt scaduto, mozzarella andata male? No. Si butta via. Non si butta via niente come maiale. Dimmi se tu getti dei cibi nel bidone. No, non ne butto. Davvero? No. Come fai a non sprecare nulla? Cerco di fare il minimo indispensabile, il giusto. E poi il pane si sa, lui è un mangione. Lui cioè... sì, ci pensa lui a finire gli avanzi. Ah, proprio così? Sì. Ah, ti capita anche magari di avere qualche avanzo di cucinare? Sì, ricucinare? Magari lo riciclo per il giorno dopo. Ah, e reazione? Ma dai, cioè, mi dai i piatti, mi dai gli avanzini. Con un'aggiunta di qualcos'altro. Quindi si riesce a truccare. Sì, in qualche modo si riesce. Date di scadenza? Sì, le controllo. Ogni quanto? Sempre nel frigo, guardi quello che scade prima, quello che scade dopo. Anche cioè, a te non scappa mai un cibo appunto scaduto? Raramente, scaduto. No, raramente. Raramente? Sì. Attenta. Che voto ti dai come... Un 7, dai. Cioè. Dici solo quante micchiette hai comprato. Parliamo di cibo e anche di pane oggi. 7. E quante verranno consumate oggi? Penso tutte. E nel caso? Nel caso, stasera. A casa sua si sprecano cose da mangiare? No. Perché io prima la cosa... mangio bene a pranzo. Ho riso con carne. Sì. Ho solo la zuppa. Ma la sera soltanto la frutta. Solo frutta? Frutta e a volte un po' di latte. Mangio leggero la sera e dopo mi sento bene. Sai che la frutta è una di quelle cose che si deteriorano più velocemente? Compri una banana oggi, tra 3 giorni diventa nera, va buttata via. A te non capita mai di buttare via in casa? No, non butto e poi compro soltanto quelle che mi serve, poco per volte.
Come fai? Cioè, uno come fa ad andare al supermercato quando vede tutte quelle belle offerte? Allora, io prima non vado al supermercato, evito tanto i supermercati. Ah. Vado solo lì una volta al mese. Preferisco il frutto vendolo, quelli che vende poco. Ah. Vado lì per comprare una cosa che mi dura 3 giorni. Quindi è impossibile che nella tua dispensa ci sia qualcosa a scadenza lunga? Per esempio, il pane. Sì. Quando scade, lo regala a una donna gentilissima che a casa sua ha dei piccioni. Ah. Sì. E quindi lo usiamo per... Non lo usi per fare, non so, qualche altra ricetta? A volte lo uso la sera. Sì, il pane, per esempio, è molto a secco. Sì. Lo uso per... con il latte la sera. Una bella inzuppata e dopo mi sento bene. E di solito la mattina o faccio colazione a casa mia o vado al bar, perché al bar è anche un piacere, perché il piacere è una delle cose che non apprezzo. Quindi a casa tua cibo nella spazzatura no? Nella spazzatura no, perché anche quando mi serve l'aiutante, io dico di servirmi poco, se non riesco a la cosa che riesco a finire. Okay. Non mi perché quando vedo tanto da mangiare, subito mi chiuso il stomaco. Ah sì? Sì, sì, sì. Preferisco mangiare poco e bene. Questo può essere un bel suggerimento per chi deve dimagrire. Io poco nel piatto, non esagerare. Allora, c'erano tempi bevevo la coca, l'ho smesso, perché la coca, guardi, aiuta a regolare, mangiare poco e bere la coca, e ti dà un stimolo per non riempire tutta la pancia. Ma la coca, sia la coca che la frutta acerba, la sera gonfia la pancia. E come io sono disabile da 10 anni dopo un intervento sbagliato, adesso mi regolo di mangiare poco e prima di andare a letto mi faccio aiutare per essere un po' in piedi prima di andare a letto. E quindi mi regolo in questo modo lì. E poi compro anche alcune cose, come si chiama, il gingembro, e lo faccio in infusione un po' per berlo, perché aiuta sia la digestione, sia per le articolazioni, sia anche per pulire il sangue, insieme al miele puro, quello scuro. Sì. Allora, noi del Sasso dello Stagno ti ringraziamo per i consigli. Va bene, grazie, buona giornata e buona continuazione. Parliamo di cibi sprecati. Sì. Tu mi raccontavi che hai avuto un'esperienza... Un'esperienza al supermercato, non dico quale perché... Sì. Ecco, che almeno delle ceste di pane, 30-40 ceste di pane, roba, formaggi, pasta, tutta andata a male, e dopo 2 giorni la buttano via. Fino a una confezione di sugo, uno ne era rotto, anche quello hanno buttato via. Tutti buttati via. Ma se lei guarda cosa c'è giù, si spaventa. Nelle cose dei supermercati? Supermercati. E purtroppo sono cibi... Ma cibi? Ma sa quante scatole che vanno via? Ma bisogna vedere. E quelli invece, dagli ai poveri. O no, invece di mangiare sugo 1 euro, fai 50, che vanno tutto. Ma magari, no, magari cose scadute. Ma non scadute. Anche se prendono qualcosa appena appena lo buttano via loro, tanto prendono i soldi del governo. E quindi il suo consiglio, il suo suggerimento per queste grandi catene quali sarebbe? Di prendere dagli ai poveri, e se non sarebbe lo spreco alimentare. Ma bisogna andare a vedere quelle cose. Ma lo sai che lo spreco alimentare tanto lo fanno invece le famiglie, che buttano via tante cose da mangiare. Prima sono che... io, cioè? Io qualcosa butto via, perché se c'è qualcuno male un pezzo di pane lo butto via. Però se ce lo devo amare un povero lo mangia, e quello è uno spreco. Io piccolo, l'altro piccolo, quello grande, cosa vanno via? Anche le famiglie buttano via, per esempio, come diceva lei, tanto, tanto pane. Tanto, 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 tanto. Che se lei va a vedere l'umido che fanno qua ad Albino, sì, cosa trova dentro? E come mai la gente butta via tante cose? Siamo abituati troppo bene. Siamo abituati troppo bene. Quindi se una cosa non va... E sarà sempre così. Lei va da un ristorante, cosa buttano via? Lì allora. Lì uno prende per vendere, se uno non mangia... Il pane è quello che fanno su in un panificio. Sì.
Se lei va, io ho visto sabato, fuori dal panificio c'erano lì 6 sacchi che viene quello del contadino, li prende via e li porta via a metà prezzo. Dico, lì è spreco. Invece di mangiarlo noi, lo mangiano le bestie. E questo qua non va bene. E allora facciamo così, un'offerta... Ma certo. Dalle 14, dalle 15 del pomeriggio o dalle 16? Ma c'è il pane, c'è quelli che vanno, però il supermercato non lo fanno. Hanno fatto un'inchiesta, ogni famiglia ne getta via 1 chilo alla settimana. No, dai. È credibile questa cosa? No, mi sembra un po' tanto. Mi sembra che ormai le signore abbiano imparato a comprare un pochino meno e a riutilizzare... Gli avanzi, certo. Diciamo. La sua esperienza casalinga? Assolutamente è questa, assolutamente, ci mancherebbe. Proprio non è giusto per la parte economica della famiglia, ma non è giusto per quello che sentiamo che c'è in tutto il mondo, tra l'altro, non solo in Italia. Sa che si va al supermercato, magari ci si fa anche abbindolare da un po' di offerte, da qualche bella confezione colorata. Esatto. E poi vanno a finire nella dispensa e magari stanno lì. E le date di scadenza? Sì, anche quelle, bisogna starci attente, controllarle quando le acquisti. E... Lei lo controlla quando acquista? Sì, assolutamente. Sì. No, sono molto attenta, credo non sia giusto anche sui... Allora, vado al supermercato, però la cosa importante è il supermercato, anche l'imballaggio, butti via un sacco di le verdure confezionate, bisogna starci un po' attenti, cercare invece di... Cosa che finisce solitamente nella sua cestina? Le cose fresche può succedere, assolutamente, frutta e verdura. Quelle, e quando capita di buttare, di fare il gesto di aprire il cestino a spazzatura... Non, si abbatte oppure dice ma sì vabbè anche se buttiamo via no, due. Cerco davvero di stare attenta, cerco veramente di stare attenta e poi se perché capita... ci sono persone che pur di buttarle via le mangiano anche semi marce no. Quelli che hanno problemi vediamo no? In televisione ogni tanto le persone magari anziane che vanno a raccogliere al mercato a fine giornata. Lei non si inventa qualche ricetta per riciclare magari una banana non troppo matura magari esatto. Invitarsi... o troppo matura facciamo un banana cake, ci proviamo. Cos'è il banana cake? Cos'è il banana cake? È un plum cake con dentro la banana matura. Ma dai. La ricetta la richiede matura. Ah, hai visto? Quindi se qualcuno si lamenta a casa... Si ma mamma, quella banana nera che c'era in giro... Una torta margherita con l'aggiunta della banana matura schiacciata. Era l'ultima intervista della settimana per il Sasso nello Stagno dedicato agli sprechi alimentari. Grazie a Vladimir Lazzarini per le immagini e il montaggio del Sasso nello Stagno. Grazie da parte mia a voi che avete assistito e sempre grazie a chi risponde cortesemente a me che intervisto per strada. È tutto, alla prossima settimana.